Partiamo dal titolo, c'è tempo. È un titolo che si ispira a una canzone molto nota di Fossati, e non mi veniva, che dice che c'è un tempo bellissimo, un tempo tutto sudato, e oggi con la giornata particolarmente accesa lo sentiamo finalmente, e tu racconti di un tempo faticoso che porta un personaggio a incontrare un altro, quindi è un on the road che finirà in un abbraccio, diciamo. Non svegliamo da subito chi sono i protagonisti, ma andiamo, diciamo, con ordine, iniziando dal panorama di questo libro. E non è un libro ambientato, diciamo, solitamente in una provincia italiana, ma è ambientato in Bretagna. Da dove ti nasce sia l'idea del titolo e anche l'ambientazione? L'ambientazione era in Bretagna, diciamo, nella parte finale, poi la prima parte, diciamo, è un viaggio per arrivare in Bretagna. La scelta della Bretagna, e in particolare il Finisterre, che è l'ultima propaggine della Bretagna, è perché, come dice il nome, il Finisterre è la fine della terra, e quindi è un luogo dove arrivi e ti puoi solo fermare e aspettare. E siccome è un libro di attesa, sostanzialmente, questo, e quindi quello era il luogo più idoneo per aspettare, sicuramente. E poi perché è una terra che ha una magia particolare, perché è in qualche modo è una terra che ti innalza. Come dicevamo anche l'altra volta, i vari menhir che ci sono hanno un significato, nel senso proprio lì li hanno eretti per primo, proprio perché in qualche modo ti porta verso l'alto. E poi è una terra che ha questa particolarità delle maree, come quei luoghi che stanno sull'oceano, che dettano un ritmo molto scandito alla giornata, che non è quello dell'orologio, ma è quello appunto della marea, che sale e scende, sale e scende due volte al giorno, e quindi il protagonista, che ha bisogno di dare un ordine alle sue giornate, alla sua attesa, sceglie quel luogo anche per questo motivo, proprio perché le maree gli impartiscono un ordine. E invece, per quanto riguarda il titolo, oltre all'ispirazione della canzone, è in qualche modo la chiave del libro stesso, perché è quello che si dicono un po', no? I due personaggi, e c'è tempo, vuol dire che per tutto c'è tempo. E diciamo, più che altro nella mia posizione, un auspicio più che altro, però insomma c'è tempo. E il protagonista di questo libro è il tuo nome, tra l'altro, quindi c'è sicuramente poi una componente emotiva molto alta, perché c'è del tuo vissuto anche, che è un po' trasformato, sicuramente romanzato, ma c'è qualcosa che tocca le corde profonde. E diciamo, i due protagonisti, uno è Antonio e l'altro è Nicola, questo ragazzo che attraversa questo viaggio per riabbracciare suo papà, possiamo dirlo senza svelare il finale, però. Andiamo dal primo capitolo a far sentire l'incipit di questo libro. Una siepe alta 2 metri. Dalla mia casa il mare si sente soltanto, eppure è vicinissimo, al massimo 40 passi. Può sembrare strano che misuri le distanze in passi, perlomeno antico, e che mi muovo solo a piedi, quindi lo spazio lo misuro in passi. Sono andato 1000 volte da casa al mare e sono assolutamente certo che la distanza esatta non supera i 40 passi. Ma c'è la siepe. Sento il forte odore delle alghe, gli urti delle onde, ma gli occhi si fermano alla siepe. Questo è il sano impedimento che mi sono dato, l'ostacolo che mi sono costretto a sopportare. La profondità di campo del mare, il suo arrivare imponimento all'orizzonte, la sua continua promessa di infinito, sono condizioni che alimentano il ricordo e la malinconia, se sei malinconico, e la felicità, se sei felice. Non posso consentirmi ricordi in questo momento, non posso mettere la mia memoria nella schiuma delle onde. Così ho fatto piantare la siepe.
Il mare ricorda tutto, dicevo a mio zio quando mi portava a pescare sulla spiaggia. Il mare ricorda tutto. Non dire mai che il mare cancella le tue orme, non è vero. Il mare le prende con sé, le impara. Così diceva mio zio, così si andava costruendo piano piano il mio devoto rispetto per il mare. La mia prudente venerazione, il mio quotidiano sacerdozio di un idolo che avevo imparato a conoscere con quella che io ritenevo la giusta distanza. Avevo imparato a prenderne i frutti con le mani, quando da piccolo mi plasmavo la suola dei piedi sugli scogli, rifugio di granchi e spadelle, con la canna quando lanciavo archi di pazienza tra la sabbia e i suoi fondali, con il fucile quando lo affrontavo nelle sue tane più profonde, a caccia di cerni e polpi. Avevo imparato a camminare sulle sue scogliere, tenendolo sempre accanto, come amico con cui si passeggia e si conversa, guardando sempre avanti con il timore di scambiarsi sguardi che potrebbero svelare qualcosa di troppo. Avevo imparato a stargli accanto con fiducia. Ho imparato a navigarlo con tutti i mezzi possibili, ho imparato a sentirne gli annunci di tempesta e tanto altro ancora, ma soprattutto una cosa ho imparato a non guardarlo. Non ho mai guardato un tramonto, non ho mai guardato il blu intenso dei salti sottomarini, non ho mai guardato il passaggio di un banco di castagnole, non ho mai guardato lo schianto bianco e pauroso delle onde. Non ho mai guardato tutto ciò, l'ho visto, ma non l'ho mai guardato. Mi prepara ad un incontro. È da molti anni che mi prepara a questo incontro, ma adesso sembra davvero giunto il momento. Non ne ho certezza perché mi trovo nella condizione di assoluta ignoranza di dove si trovi questa persona che mi preparo ad incontrare. La possibilità stessa che questo incontro avvenga mi è parsa per molti anni remota e ambiziosa. Un'ambizione persino infantile. Ma non ora. Ora ho la ferma convinzione che questo incontro avverrà. Non conoscendo assolutamente il luogo, ho deciso di venire qui, lontano da tutto. Una terra che finisce nel mare, e nel mare finisce se stessa. La fine della terra.